abbiamo notizie che il sindaco sta facendo di tutto per attivare la convenzione, per trovare la scrittura, ma anche su questo, per questo noi ribadiamo che anzi, la posizione nostra forte è che in questo momento non dare l'intesa, di convocare l'intesa. Cioè non dare l'intesa sarebbe anche congelare Abruzzo e Gine. Certo. Non capire ciò che sta succedendo. No, non è noi chiediamo di bloccare l'intesa, convocare Gine, spiegargli ciò che sta succedendo e a quel punto poi... Ma la gente che ha fatto il concorso avrà dei punteggi in più? Noi secondo noi potrebbe essere una cosa auspicabile, anche noi, ma non sappiamo c'è in realtà. 50% c'è una riserva, c'è una riserva del 50% su 128. Su 128, però poi non distingue tra chi è Cocò e da chi ha fatto il concorso. Chi è aleatorio esatto, a massa. Esatto, esatto. Il totale del concorso, le riserve del concorso. L'ordinanza 128, di cui la riserva del 50% nello specifico del sì. Di cui 50% riservato a chi? A chi ha lavorato per almeno un anno. Remoti. Tutti i remoti. Cioè, ai precari però, no? A quelli della interinale là. No, no, a tutti quelli che hanno lavorato. Vorremmo sapere per almeno un anno. Senza sì, certo. Per almeno un anno abbiano lavorato nelle amministrazioni. È aleatorio e vago tutto per noi, perché però noi il sindaco che ha rapporti non ha illustrato. Cioè non avendo l'amministrazione comunale un progetto, non lo ha avuto prima, non lo ha ora, e paradossalmente la posizione del ministro Barca è una posizione corretta, perché ha avvocato a sé il progetto, non avendo di fronte un progetto dell'amministrazione comunale.